Il comune di Alcamo va verso l'apertura di un bando di gara per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, sia ad Alcamo, aumentando di gran lunga la quantità di strade con strisce blu, compreso il parcheggio interrato di Piazza Bagolino, che ad Alcamo Marina. Tale servizio sarà quindi esternalizzato, prevedendo un pagamento del ticket pari ad 1 euro per ogni ora, anziché gli attuali 60 centesimi di euro. Attualmente però il pagamento per i parcheggi ad Alcamo è sospeso, poiché i ticket andati esauriti non sono più in vendita. È previste quindi strisce blu, oltre che sul corso 6 aprile, tratto via Mendola via Appia Opera Pastore, in via Mendola via Vittorio Veneto, tratto via Tenente Manno corso 6 aprile, via Francesco Crispi corso San Francesco di Paola, lato nord e lato sud, nel tratto via Riva Bene via Crispi, via 15 maggio tratto corso 6 aprile via Guerrasi, via L'Italia parcheggi all'Isca di Pesce, corso dei Mille, largo Madonna delle Grazie, piazza Pittore Renda, via Pio Opera Pastore, via L'Europa su entrambe le carreggiate, via Rocco Chinnici, via Madonna del Riposo, piazza della Repubblica, via Barone San Giuseppe, via Rossotti, piazza Bagolino, compreso il parcheggio interrato, Alcamo Marina, piazzale Battigia, piazzale Canalotto e stazione Castellammare del Golfo. E l'effetto della delibera approvata da parte del Consiglio Comunale a larga maggioranza pentastellata tra le contrarietà dei gruppi di minoranza. Il nuovo piano prevede quindi l'installazione di parchimetri e la possibilità di pagare i ticket anche attraverso lo smartphone.